Un saluto a tutti, un ulteriore incontro. Per chi ci ha seguito, vi ricordo che siamo fermati sulla formazione, no? Formazione e formazione. Allora, la formazione ha tante sfaccettature e io non vorrei dilungare molto su quale tipo di formazione, quante ore ci sono, perché quello dipende dal tipo di realtà e dal tipo di rischio specifico che ogni lavoratore si trova ad avere nella programmazione, no? Quindi lì il legislatore è stato ben attento a dividere anche le ore di formazione in funzione del rischio specifico, fermo restando che la generalità vale per tutti. Poi io mi vorrei soffermare su un'altra cosa, del perché è importante la formazione. Cioè, guardiamolo come un percorso, che nel primo incontro abbiamo parlato di un percorso. È un percorso che è necessario questo, perché immaginate, un parolino può essere uno che guida una macchina, cioè se non fa il corso per avere la patente non può guidare questa macchina. Io qua si farei questo parallelismo. Immaginate un lavoratore che sta davanti a una macchina utensile, magari ha fatto degli studi, eccetera, ma non si è mai trovato di fronte a questo macchinario, no? Allora la prima cosa che ci viene in mente cos'è? Insegnargli come funziona, come si fa. È chiaro che lì c'è l'addestramento per chi ci ha già lavorato, gli insegna come funziona e quant'altro. Ma c'è anche tutta la parte teorica, come approcciarsi alla macchina, guardare se tutte le sicurezze sono presenti, guardare se deve segnalare al proprio preposto, poi vi dirò la funzione del preposto, segnalare se qualcosa che non va, perché deve avere la consapevolezza e la certezza che si trova di fronte a uno strumento, un impianto, una macchina che risponde ai requisiti di sicurezza. Quindi vuol dire che lui a quel momento si approccia in un modo tranquillo davanti alla macchina. Quindi questo è il valore reale della formazione è questo. Quindi dobbiamo viverla così, perché la formazione è importante per l'approccio. È chiaro che poi la formazione prevede tutta una serie di adempimenti, c'è anche l'informazione. Dici perché devo fare questa formazione? Quindi gli spieghiamo perché lo deve fare. Come ci si approccia alla macchina? Lo dobbiamo spiegarglielo. Quindi è un processo che non dura tanto, che viene verificato poi con l'addestramento in opera, diciamo, davanti alla macchina. Ecco, allora noi ci è venuto in mente, noi di Orfor Up, un'altra cosa che è molto carina e viene molto apprezzata. Perché non facciamo un video insieme di come si lavora davanti alla macchina, ma che può essere una macchina, può essere un impianto, addirittura può essere anche un video dove lavoriamo magari 4 o 8 ore al giorno. Qual è l'approccio migliore? Quindi facciamo un video interno in cui poi lo somministriamo ai nostri dipendenti e gli diciamo, vedi, questo è l'atteggiamento corretto, quando sei di fronte alla macchina devi fare così, devi fare così, glielo facciamo vedere, glielo facciamo vivere, quindi lui non vivrà mai una formazione di questo genere che magari dopo 4 ore rischia anche di non stare attento, di addormentarsi, lo vogliamo rendere vivo, renderlo partecipe, perché la sicurezza è partecipazione, la sicurezza è condivisione, la sicurezza è vivere insieme in un ambiente sicuro. E questo è uno strumento che va, secondo me, è importantissimo. Lo stiamo utilizzando con grande successo. Facciamoli insieme, decidiamo insieme chi devono essere questi protagonisti. E vedete che alla fine avremo dei grandi risultati. Vi parlavo prima del preposto, e poi magari la puntata vi lascio perché sennò vi tedio. Il preposto è colui, la definizione è colui che sovrintende il lavoro altrui. Quindi in un'organizzazione aziendale quasi sempre c'è anche il capo ufficio di un settore, di un centro di costo è un preposto, perché dice un altro quello che deve fare. Allora vi chiedo, un preposto che è a prescindere dall'aspetto contrattuale che vincola col datore di lavoro, non dipende dal tipo di contratto, il preposto è quello che di fatto esercita questa funzione. Immaginate un preposto che non conosca la sicurezza, un preposto che gli fa fare un lavoro a qualcun altro e non conoscendo i rischi che gli fa, che magari si trova di fronte a questa persona. Lui è un punto di riferimento, per forza deve fare un corso, per forza deve conoscerli e quindi rendere erudito il preposto su questi temi della sicurezza in un organigramma aziendale è fondamentale. Allora, signori colleghi imprenditori, eccetera, partiamo soprattutto da lì anche. Quindi definiamo se nel nostro organigramma c'è questa figura, perché è determinante nell'ambito dell'organizzazione che si frappone fra datori di lavoro e dipendenti. E questo è il legame più importante.
Quindi facciamo questa formazione e se volete parliamone quando ne volete. Grazie e ci vediamo alla prossima. Grazie di tutto.